Ciao a tutti, dopo aver raccolto le nostre olive possiamo procedere in diversi modi per poter fare l'oliva schiacciata. Noi siamo muniti di questo attrezzo che ci permette di schiacciare l'oliva e togliere il nocciolo all'interno. La mettiamo a mollo. Naturalmente poi ci sono diversi arnesi per poter fare questo. C'è il mattarello oppure una semplice pietra. Non per forza bisogna avere questo arnese. L'importante è lasciare sempre integra l'oliva divisa in due e poi metterla a mollo. Una volta fatto lo snocciolamento possiamo procedere con la seconda fase di mettere le olive all'interno di un recipiente e due volte al giorno cambiare l'acqua. Questo per 6 giorni. Al quarto e al quinto giorno aggiungiamo anche un pizzico di sale. Una volta che le olive sono pronte, questo sempre per uso casalingo, viene presa l'oliva, messa all'interno di sacchetti o questi che vanno sotto vuoto oppure semplicemente quelli per congelare gli alimenti, viene messa qui all'interno, poi questo viene chiuso e messo nel congelatore. Nel momento in cui vogliamo servire ai nostri ospiti delle buonissime olive schiacciate, le andiamo a condire con della carota, con del sedano e successivamente dell'olio d'oliva. E il piatto è pronto e può essere servito direttamente ai vostri commensali.